video che, come avrete potuto vedere dal titolo, sarà... faccio dei quiz con il mio mini Google Home. Prima di iniziare però vi ricordo di iscrivervi al canale, al mio canale ovviamente, e di attivare la campanellina, ovviamente, e di seguirmi sui miei social, cioè Instagram dove mi chiamo Giorgio_Arancio_, su TikTok dove mi chiamo Giorgio_Arancio, e direi di non perderci in chiacchiere e di iniziare il video. Fammi un quiz. Un quiz televisivo? Sì, aspetta, fammi preparare tutto il necessario. Io metto le cuffie, tanto per... Benvenuto a Ti senti fortunato? Il gioco per sfidarvi a suon di quiz. Perfetto per chi ama i quiz. E anche per gli altri. Sai cosa faccio? Presento questo strambo quiz. Quanti vogliono giocare? Uno. Un concorrente. Fantastico. Risponderai a 5 domande. Ho trovato un nome in codice segreto che userai per giocare. Trucco. È ora di giocare. Se hai bisogno di uscire, di esci. Fai del tuo meglio. Si parte. Spero tu abbia il passaporto con te. L'argomento è la geografia. Vero o falso, la grande barriera corallina è la più grande struttura al mondo composta da organismi viventi? Vero? No. Aspetta. Ma struttura in che senso? Cioè perché se è... Sono indeciso. Si è verificato un problema. Riprova tra qualche secondo. Uno. Sono indecisa perché potrebbe essere anche la foresta amazzonica, perché ci sono anche quella, è bella grande. Ehi Google. Ma abbiamo finito di giocare? Mi dispiace. Vero o falso, la grande barriera corallina è la più grande struttura al mondo composta da organismi viventi. Vero? Vero? Oh. Perché pensandoci è vero. Straordinario, trucco. È la risposta giusta. Mi chiamo Questa trucco è la domanda numero 2. È una domanda di scienza. Vero o falso, il primo animale clonato era un riccio di mare. Clonato. Che lo sa? Falso? Mi dispiace, è errato. Domanda numero 3. In arrivo. Questa è tosta. Vincent van Gogh dipinse oltre 900 opere. Quante di queste sono state vendute quando era ancora in vita? 900. 899. O 1? Mi ispira da dire 1. Non lo so perché, ma di solito tutti gli artisti diventano più famosi dopo la loro morte. Molto, molto bene. Van Gogh vendette solo un dipinto, La Vigna Rossa, alla sorella del suo amico. Domanda numero 4. In arrivo. Questa è una domanda su un posto che hai visitato, il pianeta Terra. Vero o falso, l'inno nazionale della Spagna non ha un testo? Vero? È vero, ho visto un TikTok mentre mi piace questa risposta, della, perché della è quella giusta. Francia. Il testo è questo. No, dai, scherzo. Questa è l'ultima domanda, ecco. Quale animale ha gli occhi più grandi? L'elefante. Il calamaro gigante. O il vombato? Cos'è il vombato? Aspetta un attimo. Riprova. Quale animale ha gli occhi più grandi? L'elefante. Il calamaro gigante. O il vombato? Calamaro gigante. Non ti lasci proprio trarre in inganno. Ah. Ben fatto. Molti studiosi non erano certi dell'esistenza del calamaro gigante fino alla fine dell'Ottocento. Mi stanno anche bene questa volta.
niente. La partita è giunta al termine. Finalmente. Vediamo quanta fortuna hai avuto. Vediamo il tuo punteggio. Hai risposto bene a 4 domande. Non male, non è affatto male. Grazie. Ma puoi sempre fare di meglio. Vuoi giocare di nuovo? Sei peggio delle mie prof. Va bene, però, vuoi giocare di nuovo? Va bene, però. Va bene. Ok, gli stessi concorrenti? Sempre gli stessi, tranquillo. Vuoi che ti chiami tranquillo, giusto? No! Mi dispiace, per cambiare il tuo nome vai sull'app dell'assistente e aggiorna le tue informazioni personali selezionando altre impostazioni. Non mi interessa, sinceramente. Dai, ehi Google, continuiamo a giocare. Aspettavo questo momento. Mi preparo da un sacco. Ok, facciamo partire la musica. Benvenuto a Ti senti fortunato? È un quiz, ma totalmente casuale. Cosa ridete voi? Presenterò io il gioco, il tuo assistente Google. Quanti concorrenti giocano? Uno. Giocheremo da soli. Risponderai a 5 domande. Fortuna volle che il tuo soprannome casuale fosse francobollo. Ok, giochiamo. Puoi sempre uscire dalla partita dicendo esci. Forse per questa ti serve una mappa. Quale paese è soprannominato la terra del milione di elefanti? Etiopia, Vietnam o Laos? Wow, hai tirato fuori il tuo asso nella manica. Dal 1305 all'anno 1707 questo è stato il nome di un impero in Laos. Ecco la domanda numero 2. L'argomento è lo sport. Spero che tu faccia punto. Ma no, vero o falso, vai. Il calcio è stato inventato in Brasile attorno al 1863. Falso. Falso. È in Cina, questo qua lo so, cioè dovrebbe essere in Cina. Sei intelligente, è giusta, è uno sport inglese. No, siamo alla domanda numero 3. Questa è sul regno animale. Avevo letto Cina. Vero o falso, il topo canguro può stare tutta la vita senza bere acqua? Vero? Mi sento... Devi avere la fortuna dalla tua parte oggi. In effetti. Hai indovinato. Domanda numero 4. In arrivo. Questa è bestiale. Bestiale. Vero o falso? Un pesce gatto ha circa 100.000 papille gustative. Riproviamo. Vero o falso? Un pesce gatto ha circa 100.000 papille gustative. Falso, boh, non lo so. Forse. Non è troppo vero, mica mi può mettere un altro vero. In arrivo. Questa è tosta. Tutti veri. Quanto impiega un globulo ad attraversare l'intero corpo umano? Un minuto. Un giorno. O 30 minuti? Riprova. Quanto impiega un globulo ad attraversare l'intero corpo umano? Un minuto, un giorno o 30 minuti? Un giorno 30 minuti. Questa volta è andata male. Yeah. La risposta che volevo sentire è un minuto. Tutte tranne un minuto in pratica. Hai finito tutte le domande. Ecco i risultati. Quanto sono brava, eh? Lo so che hai fatto del tuo meglio e questo è ciò che mi aspetto. Hai risposto bene a 3 domande. E questo è infinitamente meglio di 0. Ottimo lavoro. Vuoi giocare di nuovo? L'ultima partita. Va bene. Va bene, però, vuoi giocare di nuovo? Ho detto di sì. Ho capito, l'ultima partita va bene. E quindi? Ehi
Google. Voglio giocare di nuovo. I miei giochi non sono ancora pronti per il lancio ufficiale. Per il momento posso raccontarti una barzelletta. Hey, possiamo Google. Giocare a sfera. Fai un quiz. Ce l'hai fatta. Hai appena sbloccato l'assistente di gioco. Ecco che parte la musica. E vai. Non mi diverto neanche più. L'ascoltata tipo 3-4 volte. Benvenuto a Ti senti fortunato? Il quiz in cui Google ti fa la domanda invece di darti la risposta. Condurrò io il gioco e ti farò domande cattivissime. Grazie. Quanti concorrenti giocano? Uno. Giocheremo da soli. Preparati a rispondere a 5 domande. Ti chiamerò spaghetto al dente, se sei d'accordo. E se non ti piace, forse riesci a sopportarlo per qualche minuto. Chi è pronto è pronto, la partita inizia. Se non ne puoi più, basta dire, esci. Questa è una prova d'ascolto. Che animale fa questo verso? Il procione. Il gorilla. O il capriolo? Gorilla. Ottima risposta. Era l'unica Hai indovinato. Possibile. Ecco la domanda numero 2. Usa le tue armi tecnologiche per rispondere a questa domanda. Quando è stata fondata la NASA? 1958. 1963. O 1906? Ho detto di usarlo, eh. Ha detto di usare gli apparecchi elettronici. Grande, con te sembra quasi facile. Arriva la domanda numero 3. Prova questa. In quale paese è nato il jeans? Italia, America o Francia? Italia. No, aspetta, no. Fermo, stai fermo. Calmati, un attimino. L'hai detto, ottimo lavoro. La domanda numero 4 fa così. Riguarda lo sport. Vero o falso, il calcio è uno sport incluso nelle Paralimpiadi, le Olimpiadi per gli atleti con disabilità? È vero. È il tuo primo, è la domanda di prima. Wow, hai tirato fuori il tuo asso nella manica. È diventato uno sport paralimpico nel 1984. Ultima domanda, la categoria è animali. Vero o falso, tutte le tigri sono striate? Di solito sì, però no. Falso. Cioè, è una domanda a trabocchetto, però falso. Ti dico falso perché sì. Vai. Esatto, ottimo lavoro. Hai finito tutte le domande. Vediamo quanta fortuna hai avuto. Quanto ho fatto? Boh, non mi ricordo. Sembra che si sia bloccato sul punteggio massimo. Che cosa hai fatto? O sei un hacker o hai risposto perfettamente a tutto. In entrambi i casi, complimenti. Vuoi giocare di nuovo? No, basta. Il mio obiettivo era arrivare a 5 punti e ci sono arrivata. Ok, grazie per aver giocato. Bye. Direi che il video può finire qui, però prima di farlo finire completamente devo salutare tre di voi che hanno commentato in alcuni di questi ultimi video. Allora, saluto Alissa Nutu, qua c'è scritto così, credo si chiami Alissa, che mi scrive: Giorgio, mi puoi dire i giorni quando escono i video? Escono ogni martedì alle 14.30, perché non me li voglio perdere neanche per sogno. PS, ti adoro, mi saluti in un video per piacere. Ciao Alissa. Mua. Bellissimo video, ti seguo dall'apertura del canale, mi saluti. Ciao Pachi 2008. Mua. Poi, Giorgia Nuccio, per nome. Giorgia, io ti adoro, mi potresti salutare in un video, ti prego. Ciao Giorgia, ti mando un grosso bacio. Mua.
Ora direi che il video può finire qui veramente. Ricordatevi di iscrivervi al canale e di attivare la campanellina per non perdervi i prossimi video, come diceva una ragazza che ho salutato prima. E mettere like, commentare, condividere, fate tutto quello che volete, basta non i dislike perché è brutto, cioè è brutto proprio. Spero che il video vi sia piaciuto e ci vediamo a un prossimo video. Ciao, vi mando un bacione. Ciao a tutti amici. Di nuovo, aiuto, sto facendo le cose delle storie. Ciao a tutti amici, benvenuti in questo nuovo... Devo dire questo, non devo dire come state dopo. Aiuto. Prima di iniziare però vi ricordo di iscrivervi al mio canale YouTube, ovviamente YouTube, grazie, e di attivare la campanellina. E inoltre di seguirmi su Instagram, dove mi chiamo Giorgio_Arancio_Basso, mi mangio i trattini. E TikTok dove mi mangio. Vabbè. Ciao, ciao Giorgia, ci vediamo. Quanto sono. Non ne azzecco una comunque. Hai vinto tutto.